Sì, però. L'automobilismo ne ha scritte davvero tante, tante generazioni di piloti si sono formate, tante generazioni di sportivi si sono appassionati a questa splendida disciplina, proprio vedendo le gesta in tutto il mondo di questa bellissima macchina. Un Audi 4 e loro sono Totò Riolo al volante, Maurizio Marin alle note, un equipaggio che non ha bisogno di presentazioni perché hanno raccolto tantissimi successi in casa, fuori casa, e dunque ragazzi, se potete scendete un attimo, non siamo in tantissime ma stiamo aumentando sempre più, a salutare questo pubblico perché naturalmente già vi aspettano in prova speciale. Totò, conosci bene la targa, conosci bene anche quest'Audi 4 che hai, di cui hai iniziato lo sviluppo, e allora una macchina che si addice al percorso scorrevole della targa? Ma ti dirò, abbiamo cercato di adattarla come al solito con i fratelli Balletti, abbiamo preferito l'Audi perché l'Audi è la prima volta che viene in Sicilia e poterla portare su queste strade mi piaceva molto l'idea, ecco. È scontato che comunque su queste strade l'Audi non è mai andata fortissimo sull'asfalto, perché ai tempi era nata per correre sulla terra. Ma noi abbiamo lavorato tantissimo e cercheremo in tutti i modi di contrastare questo dominio delle 037 che invece sull'asfalto sono sempre state le regine. E anche la targa Florio. Allora vado un attimo da Maurizio, perché naturalmente approfitto un attimo anche della tua grande esperienza e dei grandi successi che hai condiviso con Totò. Dicevo prima, navigatore figura centrale, soprattutto in un rally, perché è colui che detta il ritmo di guida quando si è in prova speciale, ma che amministra, si può dire proprio così, amministra la gara durante i trasferimenti, dove siete tenuti a osservare le regole della strada, le regole del codice della strada. Sì, e poi anche organizzare le assistenze, perché al contrario che nelle moderne, che sono obbligate ad andare in un parco assistenza, noi invece la facciamo libera nella strada, per cui dobbiamo calcolare gli anticipi. Diciamo che si torna indietro di una trentina d'anni. E io ho iniziato ancora nell'86 con Totò, però separatamente, con diversi ragazzi. E quindi bisogna ricalcolare un attimino tutto quanto, gli anticipi, cercare di non sbagliare per quanto possibile. Quindi è un po' più divertente da questo punto di vista. Ecco, si dice che i navigatori dettino il ritmo anche durante la prova speciale, cioè se vi accorgete che il pilota è un po' in ritardo, cominciate a dettare le note con più rapidità, e viceversa, se vi accorgete che avete del vantaggio, magari tenete un po' più cauto il pilota alla guida. No, a livello di dettatura di note no, non si fa questa operazione, però sicuramente prendendo più intermedi durante una prova speciale si detta il ritmo, ma questo non tanto al primo passaggio, al secondo passaggio, e si amministra da quel punto di vista poi l'anticipo o l'eventuale ritardo, cercando di spingere un po' più, un po' meno. Nel caso che andiamo. E allora, sì, il cronometro parla chiaro, sono le 9:25 in questo istante, con grande puntualità e professionalità Maurizio Marin indica a Totò Riolo è ora di andare, e quindi inizia per loro la prima tappa della Targa Florio 2014, Targa Florio che sta facendo la quarta prova della Riolo parlava delle 037 come le vetture da inseguire. Pedro ne sa qualcosa perché è un abilissimo pilota di 037, ma è anche un pilota che sa stravolgere qualsiasi pronostico. Sì, ovviamente qui sarà difficile, noi non conosciamo le strade, l'Audi è una grandissima macchina, oltretutto le quattro ruote motrici dell'Audi su queste strade scivolose ovviamente partono in vantaggio. Noi seguiremo, attaccheremo come sempre, cercheremo anche di dare spettacolo, poi vedremo domani sera. Allora grazie, che sia una grande prima tappa anche per voi. Loro sono Pedro ed Emanuele Baldaccini, la scuderia è Rally Club Sandro Munari, la macchina è una Lancia Rally 37.
4. Sono Gordon e Salvatore Cicero, eccoli qui. Ci siamo incontrati ieri sera in Piazza Politeama in un tripudio di pubblico. Ora la parola ai motori e al cronometro. In questo momento, come sempre, il cuore batte un po' più forte, vero Gordon? Beh, non tanto, non batte per ora più forte. La partenza della PS batterà fortissimo. Ma quando passerete da Cefalù, quando i tuoi amici ti batteranno le mani, lì è meglio tenere gli occhi sulle note. Una grande emozione arrivare a Cefalù e in Piazza Duomo abbiamo da particolare. Grazie, grazie a Toto Cicero. Via anche per loro, perché proprio Toto Cicero ci ha anticipato la sede di arrivo di questa sera. Infatti sarà in la prima tappa della Targa Florio Historic Rally, e quindi altro momento di grande sport e festa proprio in contemporanea quando qui avremo l'arrivo delle vetture moderne, diciamo così. Ecco Alfredo Altopiano che saluta il pubblico, una macchina che da sempre ha dato spettacolo e speriamo di farlo anche oggi e domani, soprattutto domani. Soprattutto domani, ecco, quindi già c'è chi pensa alla seconda tappa. Una seconda tappa, perché la gara naturalmente non si conclude stasera, una seconda tappa della Targa Florio Historic Rally che promette altrettanto spettacolo come la prima. Sono 8 i tratti cronometrati oggi, quindi oggi è una gara tutta da amministrare, dove si studiano le migliori strategie. Domani sole 4 prove speciali, bene, gli equipaggi saranno chiamati ad attaccare a fondo, perché oggi c'è tutto potrebbe fare. Se avete notato è arrivata la regina, intento 71, grazie all'amico Lucio Salemi e alla sua grandissima e smisurata passione. Arrivano sul palco Marco Savioli, Alessandro Failla della scuderia Pegaso, la loro è una grande Porsche. Marco e Alessandro sono un grande equipaggio, ma soprattutto affiatato, e questo può fare la differenza. Sì, sicuramente, sono già 5 anni che corriamo insieme, abbiamo fatto anche tante Targa Florio con risultati direi buoni, e quindi ci proviamo anche quest'anno. Allora, da questo momento parola ai motori e ai cronometri anche per Marco Savioli ed Alessandro Failla. Alessandro Failla, navigatore di grandissima esperienza, ma soprattutto appassionato sportivo come lo è anche Marco Savioli, già detentore di un titolo tricolore, entrambi detentori di un titolo tricolore del 2010. Ragazzi, buon divertimento innanzitutto. Volante Bepi Bosurgi, alle note Francesco Granata. Buongiorno Bepi. Bentornato su delle strade amiche in una Sicilia che non dimentica le grandi imprese e ne aspetta delle altre. Sì, grazie, sono molto felice e anche abbastanza sotto pressione, perché da un lato mi piace fare bene e la macchina è un po' che non la guidavo, perché era da 2 anni che non la guidavo. Vedremo di fare qualcosa di buono, speriamo. Questo di certo, ed è quello che tutti quanti ci attendiamo da Beppe Surgi e da Franco Granata, già concentrato a fissare il display che la Federazione Italiana Cronometristi ha messo qui sul palco, e il display di riferimento per tutti quanti gli equipaggi, quello che sta. Numero 107, sono appena arrivati sul palco Alessandro Russo, Luigi Cavagnetto, scuderia dei Rododendri Historic Porsche 911, le grandi contendenti. Alessandro, per te la corsa di casa, ma naturalmente questo dà più emozione e dà anche più forse responsabilità. Esatto, la è sempre una gara bella ma impegnativa, belle prove, lunghe ma difficili, è sempre un piacere correre qua in Sicilia. Ed è per la Sicilia un piacere avere degli equipaggi così accreditati, degli equipaggi così combattivi al via di una gara tanto importante come la Targa Florio 2014. Partono in questo momento Alessandro Russo e Luigi Cavagnetto, l'equipaggio della scuderia Rododendri Historic. Numero 108, Natale Mallino, Calogero Messineo, equipaggio della Trinacria Corse, scuderia di Termini Imerese, che è anche la scuderia con maggiori portacolori al via, quindi la scuderia più numerosa. E allora Natale, ti sei fermato qualche metro prima e non arrivo col microfono. Noi ti salutiamo con grande affetto, come salutiamo il tuo navigatore. Vi apprestate a vivere le prime
8 prove speciali di questa Targa Florio, un grande equipaggio, quello formato da Natale Mandino e da Calogero Messineo, Trinati a Corse, la loro scuderia, occhi sul display perché allo scoccare del minuto, quindi tra 4 secondi, 3, 2, 1 e prendono il via con il numero 108. Francesco La Franca, altra Porsche, ed ecco Pino di nuovo al via di una Targa. Ci rivediamo, piacere vederti. Anche per noi è un grande piacere, ma sarà un piacere vederti per il pubblico soprattutto che vi attende lungo la speciale. Speriamo che sia numeroso. Ieri sera al Politeo non c'è stato un bagno di folle, è stato veramente. Grazie, grazie Pino Palomare. Allora da questo momento via anche per voi. Lascia la puntata di partenza su questo istante, sono bellissime queste macchine che ovviamente evoluzioni forse mai subite hanno scritto veramente la storia dell'automobilismo italiano ed internazionale. Non lo dico per età, ma lo dico per esperienza, abbiamo veramente un pezzo di Targa in questo equipaggio. Grazie, da 18 anni mai avuto una macchina così bella. Grazie, grazie Sergio Montalto, grazie Roberto Consiglio, e Sergio Montalto appunto ha nominato anche Pippo Guagliardo, il coordinatore del team Guagliardo, il preparatore di tante di queste Porsche che vediamo domani, poi l'attacco, l'affondo durante le 4 prove speciali conclusive. Giorgio Arduino, Claudio Picciotto, Rapiditas e la loro scuderia per questa Porsche un po' più attempata ma sempre spettacolare. Sì, purtroppo sono rimaste poche le auto. Teucci, Jacopo Innocenti alle note, Jolly Racing Team, la loro scuderia, ma è una vettura che questa la storia l'ha scritta davvero, perché è una vettura che arriva dalla casa torinese, è una vettura ex casa. Cristiano, tu vieni dalla Toscana, non mi ricordo se è la tua prima volta alla Targa, però di sicuro sappiamo tutti quanto vali al volante, quindi con una macchina ex ufficiale avrai di che farci divertire. Sì, sicuramente ci proveremo, questa è un ex ufficiale, una macchina che arriva dall'Apart, una ex Fabia, quindi il campionato italiano, speriamo di farla anche noi. Senti, in un secondo, la differenza tra le vetture moderne che hai guidato è questa. Ma con la tecnica siamo molto vicini. Grazie, grazie Cristiano Matteucci, il pilota di questa splendida Ritmo 130 ex casa. Eccoli qua, sono Giuseppe Alioto e Nicola Magano che scendono dalla loro Fiat Punto Super 1600 in questo istante. Mettiamoci pure qui affinché i colleghi della stampa possano vederti bene, caro Giuseppe. Allora, un equipaggio della Messina Racing Team, un equipaggio messinese che... Bravi a loro che sono riusciti a stare davanti, ma il Targa è sempre il Targa. Fino del podio con la Fiat Punto Super 1600 della Messina Racing Team. Allora ragazzi, seguite le istruzioni del commissario di percorso perché faremo un podio come si conviene ad una gara come la Targa Florio, quindi un podio in assoluto stile da campionato italiano rally. Protagonisti della prima tappa e della gara del trofeo nazionale rally, eccoli qua, forti come sempre, sportivi come sempre, agguerriti come sempre, anche se le sorti delle corse si decidono soltanto all'ultimo, soltanto quando, ecco, mettiamoci qui così il filo del microfono non mi fa scherzi. Tino Leo, Giuliana Dulo, guardate un po', anche addirittura uno striscione da parte dei protagonisti assoluti, come abbiamo detto, come abbiamo ripetuto, qualcosa. La stampa, e sono davvero tanti, ricordavamo ieri sera dal palco di Piazza Politeama, sono oltre 200 gli attenti giornalistici che abbiamo distribuito dall'ufficio stampa. Allora seguite le indicazioni del coraggio, numero 204 Sport, loro sono Maurizio Mirabile e Calogero Calderone. Questa è una Renault più Clio. Eccoli i vincitori della gara del TRN, del trofeo rally nazionale della 98esima Targa Florio. La Targa Florio ha dei primi vincitori, perché poi ne avremo degli altri, e sono loro, questo equipaggio, se non sbaglio, AGCST Sport, 54 minuti, 37 secondi, 4 decimi il loro tempo totale, con un distacco dalla vetta di 2 secondi e 6 decimi.
Ed è sempre il dottor Burafato, sindaco di Termini Imerese, a premiare i protagonisti della gara del trofeo nazionale rally. Hanno vinto la gara del trofeo nazionale rally con un tempo totale di 54 minuti 34 secondi 8 decimi. Maurizio Mirabile, Calogero Calderone, equipaggio della Agrigento Rally Sport su Renault Clio RS. Questo è il podio, questo è il primo risultato finale di questa bellissima 98esima Targa Florio, di questa corsa più antica del mondo che, come accadeva un tempo, abbraccia tutto il suo territorio, partita ieri sera dalla piazza Politeama di Palermo. Oggi, dopo 9 prove speciali sulle mitiche strade delle Mandorine, arriva qui in quest'altra leggendaria piazza, la piazza Duomo di Termini Imerese. Ecco, alzano le coppe al cielo, corona d'alloro per i vincitori e un grande podio per questa gara del trofeo nazionale rally. Premi per tutti i protagonisti in questa tipologia di gara: si vincono i premi della propria posizione assoluta in questo frangente, e poi man mano conosceremo tutti gli altri vincitori delle varie categorie della gara del trofeo nazionale rally. Naturalmente festeggiano dopo una dura giornata di gara, iniziata addirittura dalla serata di ieri. È giusto che i protagonisti festeggino e si bagnino anche con lo spumante per celebrare questa bellissima giornata di sport ed agonismo, come diceva prima il dottor Burafato, il primo cittadino di Termini Imerese. Questa bellissima giornata di sport, questa bellissima giornata di agonismo che ci ha regalato tante emozioni lungo le tante prove speciali, le 9 prove speciali assiepate completamente di pubblico, e questo è un ringraziamento ulteriore che va al pubblico siciliano e non solo. Abbiamo notizia di persone partite dalle regioni vicine anche con dei pullman, organizzatesi in qualsiasi modo pur di assistere alle emozioni che soltanto la Targa Florio sa regalare, soltanto in questo caso la gara del trofeo nazionale rally sa regalare con i suoi protagonisti. Ed è bellissima questa immagine nel vedere i protagonisti che si scambiano degli sportivi complimenti. I protagonisti della gara del trofeo nazionale rally. Ecco, mani al cielo, saluto e ancora foto, ancora a favore dei colleghi della stampa, i vincitori: Maurizio Mirabile, Calogero Calderone, l'equipaggio dell'Agrigento Rally Sport con la Renault di Rocella, sede anche del traguardo finale a partire dalle 16.30. Eccoli che arrivano, arrivo di tappa per loro, per Umberto Scandola, Guido D'Amore, sono partiti ed arrivano quindi con il numero 1, con la Skoda Fabia Super 2000, loro in questo momento sono... Venite ragazzi, giù, perché c'è una sorpresa per voi. Loro sono al terzo posto in questo istante, Umberto Scandola, Guido D'Amore. Per voi ragazzi, l'applauso del pubblico termitano, ma il professore Nino Vaccarella a fare i suoi complimenti. Umberto, Guido, tanto lo ripeterò tante altre volte, quella è la 33 con cui il professore ha vinto nel 71 alla Targa Florio, è arrivata qui rombando e quindi ci ha regalato un'emozione unica. Dobbiamo però, non blocchiamo le procedure d'arrivo di tappa della 98esima Targa Florio, che conclude qui sul palco di Termini Imerese la sua prima tappa. Però è stata troppa, è stata troppa la volontà di un grande pilota come Umberto Scandola, campione italiano in carica, di voler provare il seggiolino del professore Nino Vaccarella. Eccolo, di nuovo complimenti da parte del preside volante a Umberto Scandola e a Guido D'Amore. In questo momento loro sono in terza posizione nella 98esima Targa Florio. Order Fiesta R5, una macchina del tutto particolare, una macchina del tutto innovativa, perché questa macchina è alimentata a gas, come potete leggere dalla sua livrea. BRC, una azienda leader mondiale negli impianti a gas per autotrazione. Gian Domenico Basso, pluricampione, si inchina davanti al professore Vaccarella, ma naturalmente uno scambio di complimenti tra grandi campioni non può che meritare questo. Lorenzo, anche per te i complimenti del professore Vaccarella, i complimenti del preside volante, che sta naturalmente chiedendo delle cose sulla Targa Florio a Gian Domenico Basso. Gian Domenico,
evitano anche di parlare con me perché questa macchina regala delle grandissime emozioni. Gian Domenico, seconda posizione provvisoria naturalmente in questa gara, con questa vettura possiamo spendere ancora una parola, perché questa vettura guarda al futuro, come la Targa Florio quando nacque nasceva al futuro e ci guarda tutt'oggi. Sì, beh, sono confronti due generazioni molto distanti, questa soprattutto l'ultima invenzione di BRC di schierarsi nel campionato italiano con una macchina GPL. L'ho lasciata accesa perché noi inquiniamo. Di arrivo Rudy Michelini, Nicola Angiletta, equipaggio della Movisport Citroen DS3, la loro vettura. Rudy, scendete dalla macchina. Come dicevo agli altri ragazzi, c'è una sorpresa per voi. Il professore Nino Vaccarella vuole complimentarsi con ciascuno dei protagonisti della 98esima Targa Florio. Viene, mentre anche il tuo navigatore raccoglie i complimenti del professore. Guarda, quella è la 33 con cui lui vinse nel 71, viene dall'America quella macchina. Rudy, una gara a fasi alterne, tu sei stato un ottimo protagonista, poi la sfortuna ti ha un po' ricacciato nelle retrovie e adesso ce la dovrete mettere tutta per rimontare. No, rimontare ormai a questo punto sarà difficile, quindi prendiamo questa gara come test e troveremo diverse soluzioni d'assetto, abbiamo diverse mode da provare, quindi ormai è andata così e vedremo per la prossima. Non finite però naturalmente di vedere delle opportunità anche quando ci sono degli imprevisti. Ragazzi, per la corsa automobilistica più antica del mondo, per renderla sempre più esclusiva, sempre più grande, sul palco Andrea Nucita, Giuseppe Princiotto. E allora Andrea Nucita, Giuseppe Princiotto, loro sono in quarta posizione in questo istante, loro sono già campioni italiani rally junior e campioni italiani rally produzioni, addirittura si toglie il cappello giustamente Andrea Nucita nel ricevere i complimenti del professore Vaccarella. Ragazzi, guardate, lo sto dicendo a tutti, quella è la macchina con cui il professore vinse nel 71, abbiamo sentito il rombo e naturalmente la pelle d'oca non ha risparmiato nessuno. Andrea, una prima tappa che ti ha visto immediatamente protagonista, poi un po' di sfortuna, forse un'imperfezione e immediata la risposta in rimonta. Sì, le gare sono anche queste, eravamo partiti parecchio bene, poi io ho fatto un errore sul secondo passaggio della targa e siamo scivolati. Come lo ha fatto anche il comune di Termini Varese, come il comune di Palermo, di Campo Felice, di Cefalù, di Collesano, dove si è appena conclusa la prova spettacolo. Ma noi attendiamo sul palco una vettura di equipaggio, leader, discussi, mattatori di questa prima tappa della 98esima Targa Florio. Paolo, Anna, venite, avete visto chi c'è ad accogliervi sul palco, da parte di chi avete i complimenti? Il professore Nino Vaccarella a complimentarsi con Paolo Andreucci e con Anna Andreussi, l'equipaggio leader di questa prima tappa della 98esima Targa Florio con la Peugeot 208 in configurazione R5. Beh, Anna naturalmente vuole scattare una foto molto importante col professore Nino Vaccarella. Paolo, Nuccio Salemi è il primo cittadino di Termini, un altro a solo per Paolo e per il professore. Paolo, Anna, vi faccio vedere una cosa, guarda, se venite qui vi mostro una cosa. Quella macchina lì è l'Alfa 33 con cui il professore vinse nel 71, arriva dall'America, l'abbiamo sentita rubare e non vi dico cosa è successo. Quindi voi state regalando delle grandi emozioni ancora una volta qui in Sicilia, quella vettura vi ha un po' preceduto. Sì, sì, io la conosco bene perché ormai non è un mese che vengo alla Targa Florio, per cui tutte le vittorie, tutta la storia che c'è dietro la conosco più che bene, per cui averlo qui stasera in tuta, ragazzi, è uno spettacolo, per chi è appassionato è uno spettacolo. Grazie Paolo. Anna, questa prima tappa della Targa Florio vi ha visto un po' mattatori, segno di una bella crescita e una crescita rapida della vostra vettura e segno anche del vostro consolidato affiatamento. Beh, la macchina è nuova, le prime due gare sono andate così, però ci sono solo 8 gare nel campionato, per cui bisogna iniziare ad andare forte e la Targa Florio è la migliore occasione perché Paolo l'adora e volevo dire che chi guidava macchine come queste sono eroi, non sono solo grandi piloti ma davvero per me sono stati degli eroi. Noi siamo d'accordo con te e aggiungiamo che la Targa Florio adora Paolo Andreucci e Anna Andreussi. A domani ragazzi! Ciao Paolo, ciao!
equipaggio leader, come ricordavamo, nella classifica provvisoria alla fine di questa prima tappa. Paolo Andreucci ed Anna Andreucci con la Peugeot 208 in configurazione R5, l'ultima creazione della casa francese del numero 7. Alessandro Perico, Giovanni Loneri, un pilota bergamasco ed un navigatore messinese. Alessandro, vieni! Ci sono delle sorprese stasera per voi. Il professore Vaccarella a complimentarsi con voi in tutto il suo storico splendore, dobbiamo dire, perché il professore è un'istituzione in Sicilia. Prego Giovanni, vai pure a riscuotere i complimenti. Quella macchina lì è l'Alfa 33 con cui lui ha vinto nel 71. Non è facile da guidare, Michel. Assolutamente no, però quelli come lui la guidavano bene. Senti, non è facile da guidare sempre alla Targa Florio. Oggi infatti voi avete dovuto un po' impegnarvi perché il percorso è sempre un po' insidioso. Ma è una gara dove non sono mai andato fortissimo, però oggi stiamo combattendo, siamo vicinissimi, siamo in 3 o 4 macchine per il terzo posto, quindi domani è tutto aperto. Che arriva anche lui dalla provincia di Messina e noi continuiamo con l'ordine d'arrivo della prima tappa. Numero 8, una Ford Fiesta in configurazione R5, anche questa esordio stagionale per l'avventura, ma anche per Simone Cappellelli al volante di questa auto, di questa Ford Fiesta, per questo pilota romagnolo navigato dal sammarinese Bizocchi. Eccoli che si sono fermati. Simone, venite giù dalla macchina per favore. Simone Cappellelli, Massimo Bizocchi, saluto al pubblico. Simone, saluto al professore Nino Vaccarella. Eccolo. Naturalmente vedete come i giovani fanno anche l'inchino a tanta esperienza e tanta bravura. Il signor sindaco del comune di Termini Imerese, quella è l'Alfa 33 del professore Vaccarella. Prima l'hanno accesa e quindi non vogliatecene, però ci siamo veramente emozionati. Le vostre sono delle belle macchine, ma quelle evocano delle emozioni forse irripetibili. Simone, una Targa Florio, naturalmente come tutte le Targa Florio, molto difficile, però tu hai avuto delle fasi alterne. Subito protagonista, poi qualche problema, di nuovo protagonista. No, diciamo che è un esordio per noi con la Fiesta R5 del team Ford Racing. Questa mattina al primo giro abbiamo dovuto prendere confidenza con la macchina, abbiamo subito perso 30 secondi. Poi invece abbiamo preso il ritmo giusto, siamo sempre stati nei top 3 o top 4 come tempi. Peccato alla fine una piccola foratura, abbiamo perso 10 secondi, sennò forse potevamo essere terzi. Invece siamo quinti, ma ancora in lotta per la terza posizione.